italiani devono rassegnarsi, con la mafia bisognava convivere e non poteva essere eliminata. E non è, credo non sia un caso che quel ministro era un ministro dei lavori pubblici, e non è un caso che quel ministro come attività sua normalmente svolge l'attività di imprenditore, di industriale. Perché questo è il tipo di mentalità molto diffusa, peraltro non un'industria del sud, ma un'industria del nord. Dà un'idea della una mentalità molto diffusa dentro la borghesia italiana e la classe dirigente del nostro paese, che con la mafia bisogna fargli lotta senza quartiere quando spara. Quando smette di sparare e fa affari, si possono anche fare gli affari con la mafia, anche con il mafioso. Questo è quello che è accaduto anche a noi e questo è quello che ho voluto spiegare con la storia del labirinto, cioè l'idea di essere dentro questo labirinto dal quale purtroppo ancora non siamo usciti. A volte siamo arrivati forse vicini all'uscita, ma questo labirinto poi si è esteso e qui sta l'idea degli l'altra parte del titolo, gli dèi. Perché da un lato inizialmente questa idea di fare riferimento agli dèi un po' nasce da una suggestione letteraria parlando di mafia siciliana, che nasce da un famoso pezzo del grande, uno dei più grandi romanzi della storia della letteratura mondiale, che è Il Gattopardo, di Tomasi Lampedusa. C'è il principe Salina, che come ricorderete nel film, il grande film di Visconti, era interpretato da Burt Lancaster, che a un certo punto, parlando con ai tempi dell'Unità d'Italia, della prossima Unità d'Italia, o non ricordo se già l'Unità d'Italia è realizzata, comunque quasi, per spiegare ai siciliani e anche le origini della mafia e anche la difficoltà di progresso e di liberarsi della mafia da parte dei siciliani, spiega che tutto nasce da questa altissima considerazione di se stessi che hanno i siciliani, tali da considerarsi perfetti come degli dèi, e quindi considerando perfetta la realtà in cui vivono, ritengono che debba essere immutabile e l'accettano così com'è. Quindi nel labirinto degli dèi vuole essere anche un riferimento appunto alla realtà mafiosa, alla difficoltà di cambiare una realtà con quella mafiosa. Ma in realtà sullo sfondo volevo anche dire un'altra cosa, e cioè la sensazione che le difficoltà che abbiamo da uscire da questo labirinto dipende da alcuni uomini che si sentono diversi e superiori agli altri, che si sentono intoccabili, non assoggettati al principio di uguaglianza, e quindi si sentono come gli dèi di cui fanno parte i mafiosi, ma non soltanto i mafiosi, ce ne sono altri, diciamo, ad altre latitudini, ad altre altezze, che sentendosi appunto intoccabili e percependo come una minaccia il rischio che gli altri piccoli uomini che entrano dentro il labirinto possano venirne fuori per ostacolare la nostra uscita dal labirinto, erigono muri e pareti per complicarci l'uscita da questo labirinto. Questi dei tiranni che non vogliono la nostra libertà e vogliono tenerci prigionieri dentro questo labirinto. Io non so se noi riusciremo a uscirne, non ho la sfera di cristallo. Credo però una cosa, per rimanere fedeli, diciamo, all'immagine del labirinto, che la storia e le storie che io racconto nel libro ci devono aiutare, se no, insomma. Perché raccontarsi delle esperienze passate di altri uomini, che sono storie a volte di momentanee
vittorie e poi di sconfitte, di parziali fallimenti, che però non sono fallimenti individuali, ma sono fallimenti collettivi, perché è chiaro che la morte di tanti uomini come Falcone, Borsellino, Chinnici, un imprenditore come Libero Grassi che si ribella al racket del pizzo e viene ucciso, Rita Atria che si ribella alla famiglia e alla cultura mafiosa e poi si suicida, Peppino Impastato che si ribella alla famiglia mafiosa di Cinisi e poi viene ucciso. Queste non sono storie di fallimenti individuali, sono storie di fallimenti collettivi, perché la loro morte sono fallimenti nostri, che non abbiamo fatto abbastanza per sostenerli e per fare, diciamo, adeguato tesoro della loro esperienza. E allora, e torniamo al labirinto, dico qual è l'errore piccolo o grande che abbiamo tutti noi commesso nei confronti di questi uomini? È stato che quando si sono inoltrati nel labirinto questi uomini, li abbiamo lasciati soli. Tutt'al più, come diceva Falcone, quando ricordava con nostalgia il periodo d'oro della stagione del maxiprocesso, tutt'al più la gente faceva il tifo per loro, la gente faceva il tifo per noi, diceva Falcone, ricordava questo, ricordi quando la gente faceva il tifo per noi? Avevamo anche perso quello nel frattempo, poi nel periodo più duro, alla fine degli anni Ottanta, avevamo perso anche il tifo della gente, ma nella migliore delle ipotesi la gente faceva il tifo per loro, il tifo che, diciamo, può avere una sua importanza, ma spesso non basta, specie quando appunto entri in un labirinto, se c'è qualcuno che rimane fuori dal labirinto e ti dice vai, vai, io sono con te, cioè, insomma, non è che aiuti molto per uscire dal labirinto, il tifo dall'esterno. Quello che servirebbe è entrarci, diciamo, avere il coraggio di entrare nel labirinto insieme, anche per una ragione, potrei dire, per rimanere sempre all'immagine del labirinto, fisica, perché se si entra tutti nel labirinto, prima o poi si andranno fisicamente saturando tutti gli spazi del labirinto, quindi uno che ne verrà fuori, ci sarà questo uno che troverà finalmente la via d'uscita, perché eviterà di passare dove vede che ci sono le altre persone che riempiono i vari corridoi, troverà la via d'uscita e comunicherà agli altri qual è il percorso da seguire. Ecco, allora il mio auspicio con il quale che ho tenuto in considerazione nel dare questo titolo è di dare un ulteriore suggerimento, un'idea in fondo semplice e banale, che si potrebbe dire in tanti modi, potrebbe dire impegniamoci tutti di più collettivamente, ognuno per il proprio ruolo, ognuno per la propria parte. Si tratta di avere la forza e il coraggio di entrare nel labirinto, che è l'unica chance che abbiamo di uscirne tutti, altrimenti il rischio di ripetere gli stessi errori del passato, di mandare qualcuno o pochi da soli dentro questo labirinto e che questi pochi da soli non riescano più a trovare la via d'uscita e si smarriscano dentro il labirinto è alto. E io credo che soprattutto quando c'erano oltretutto gli famosi dei tiranni che erigono altre pareti per complicare l'uscita dal labirinto. E io credo che si debba fare uno sforzo in più. La storia del nostro paese, ma anche degli ultimi anni, è quello che si potrebbe anche condensare in un'altra immagine, che è quella di una partita in corso, un braccio di ferro, ma mi piace di più dire una partita come se fosse una partita di calcio tra la squadra dell'Italia che vuole legalità, verità e giustizia e la squadra che invece vuole soltanto la propria
autoaffermazione fuori dalle regole e magari commettendo dei trucchi o commettendo dei falli, comprando l'arbitro e cercando di garantirsi la vittoria e la autoassoluzione e l'impunità. Ecco, se tutti quelli che stanno per la squadra della legalità si limitano a rimanere sugli spalti e, come diceva Falcone, a tifare, e purtroppo l'esito della partita è già scontato, perché se gli altri hanno soldi, mezzi e si comprano anche l'arbitro, la partita, diciamo, è già vinta prima che inizi. Se invece il pubblico numeroso che tifa per la legalità e la giustizia decide di fare una pacifica, ovviamente, invasione di campo e mettersi dalla parte della legalità, forse si può uscire tutti, diciamo, dalla parte giusta vittoriosi e far vincere questa partita, che poi il nostro presente e il nostro futuro alla squadra di legalità. Io ci credo, sono forse, diciamo, un inguaribile ottimista, ma probabilmente se non lo fossi avrei già smesso di fare quello che faccio, mi occuperei di altro. E con questo pizzico di ottimismo ho creduto, sarò un ingenuo, ma non credo troppo, che anche questo libro possa dare un piccolo contributo in questo senso. Grazie.